ragazzi, io sono la Vero e bentornati a Venerdì con Vero Z. Come ben sapete, in questo periodo c'è stato il Comic Con di San Diego, dove tantissime cose vengono messe in mostra, ma soprattutto trailer di film, trailer a destra e a manca, trailer di sopra e trailer di sotto, di serie TV, di film, di corte, di tutto, insomma. E io mi sono resa conto che della trentina, vi giuro, di trailer che sono usciti al Comic Con, ne avrò visti sì e no 3. Nemmeno, forse. Boh, non mi ricordo. E questo semplicemente perché io i trailer ormai non li guardo più. Diciamo che i miei problemi con i trailer in generale sono 4. Il primo è: mostrano troppo. So tutta la storia. Io sono una persona molto analitica. Mi date troppi punti, io vi scrivo tutta la trama del film senza nemmeno averlo visto. E questo purtroppo è una cosa che succede un casino. E al giorno d'oggi è molto molto facile trovare un trailer che, pur di attirarti a vedere il film, ti mostra certe scene importanti che, se qualcuno te le dicesse prima di vedere il film, verrebbero considerate spoiler. Beh, sono tranquillamente inserite nel trailer. Alcuni esempi pazzeschi di questa cosa sono Terminator Genesis, dove hanno la faccia tosta di mostrare che John Connor, spoiler per chi non ha visto questo film o chi non ha visto questo trailer, è un robot. Il regista stesso era arrabbiato nero con i creatori del trailer perché voleva che questa cosa rimanesse un mistero fino alla fine del film. E invece no. No, dobbiamo portare quelle persone al cinema. Un'altra cosa che i trailer tengono a manipolare per far arrivare più gente al cinema è, diciamo, il tema del film. Cioè, alcuni esempi. Il ponte per Terabithia. Il trailer faceva sembrare che questo film sarebbe stato il prossimo Narnia. Azione, luoghi fantasy, bambini che sono re e regine di questo... cioè, insomma, Narnia. E invece, se voi avete visto il film, è completamente un'altra cosa. Ci sono gli elementi fantastici, però in un contesto diversissimo. Stessa cosa con Drive. Se tu guardi il trailer penseresti che sia un film d'azione, cioè lui che guida l'auto è molto figo, così così. Poi guardi il film e la cosa assurda è che non capisco perché certi trailer del genere esistano. Perché poi sì, la gente va a vedere il film, ma poi esce dal film dicendo: sono stato fregato, rivoglio i miei soldi, racconta a tutti che questo film è una fregatura della miseria. Perciò non ha senso nel lungo termine una scelta del genere. Poi ovviamente un'altra cosa che i trailer devono fare è creare aspettative, creare voglia di andare a vedere il cinema, sennò che senso avrebbero i trailer? Beh, questa cosa può funzionare nel bene oppure può funzionare nel male, ma male male male, e quindi ti creano aspettative sbagliate per quello che potresti vedere nel film. Alcuni esempi, di nuovo perché mi piace fare esempi. Vi ricordate il trailer di The Amazing Spider-Man 2? Dove alla fine del trailer fanno vedere che c'è Spider-Man che combatte contro il rinoceronte? Se avete visto il film sapete benissimo che quella non è solamente la scena finale del trailer, ma è anche la scena finale del film, e che non c'è nessuna battaglia con un rinoceronte o rhino, come si chiama, non mi ricordo. E chi può dimenticare quell'adorabile casino che era Suicide Squad? Io ho fatto una reaction del trailer un po' di tempo fa e mi ricordo che ero pompatissima. Adoro quando i trailer riescono a montare perfettamente le immagini con i suoni. In questo caso era Bohemian Rhapsody dei Queen e sembrava veramente una giostra, un bello volante, una cosa divertente, magari non con tanto pensiero, però energetica, fuori di testa, insomma Suicide Squad. E invece i primi 30 minuti del film erano così, ma questo solamente perché avevano ingaggiato i creatori del trailer per montare la prima parte del film, per rimontarla, per riadattarla meglio a sto trailer, per renderlo più oddio, cioè quel film era un paciugo. E poi invece ci sono trailer con l'esatto effetto contrario. Vi ricordate il trailer di Lego Movie? Che è un film che io ho adorato alla follia, ma che purtroppo ho visto in aeroplano perché il trailer faceva schifo e che quindi non ho visto sul grande schermo. E alla fine ho deciso di vederlo solamente per passaparola. Stessa cosa con quella casa nel bosco, che adesso è diventato uno dei miei film preferiti del genere. Il trailer non mi diceva niente. E poi per finire c'è un'ultima piccola tendenza che hanno i trailer di questi ultimi tempi, cioè quella di inserire
nel trailer scene che nel film non ci sono. Ed è una cosa che mi fa arrabbiare da morire. Esempio dominante di questa cosa è Rogue One: A Star Wars Story. Ci sono quasi più scene nel trailer che non ci sono nel film che scene che sono effettivamente dentro il film. Soprattutto se sono momenti iconici come lei che sta al centro della stanza, ci sono i neon che si accendono e rivelano il fatto che indossa un uniforme dei nemici. Quella è una scena che la gente va a cercare nel film, che la gente si ricorda e che poi non c'è, e quindi la gente fa: come è finito? Ma quella scena? E quell'altra scena? E quell'altra scena? Ah, erano solo per il trailer? Era solo per farci andare al cinema? E quindi questi sono in generale i motivi principali per cui non guardo più così tanti trailer, ed è anche uno dei motivi per cui non faccio così tante trailer reaction. Cioè, l'ultima che ho fatto mi sembra fosse per Pirati dei Caraibi. Mi sembra. Perché semplicemente non voglio guardare i trailer, perché mi rovinano il film per la maggior parte delle volte. Altre volte i trailer mi invogliano a vedere i film, per esempio Mad Max Fury Road. Ho visto il trailer e ho detto: ok, questa è una figata, potrebbe essere una figata, e lo era. Però in generale adesso la mia tendenza è quella di guardare solamente i teaser dei trailer, cioè il trailer del trailer. Sei arrivati a questo? Perché ti danno il giusto, ti danno un assaggino, ti danno una caramellina e ti dicono: ok, il film parla di questo, questa è la sensazione generale, questa è l'atmosfera del film, ti piace, non ti piace? Bon. Perché a me piace essere stupita dal film, mi piace avere quel momento di: oh mio Dio, no! E io mi ricordo ancora quando ho visto Hardcore, un film minore però fuori di testa. Quello girato tutto in prima persona, russo, cioè devo immaginarvelo. E io mi ricordo ancora che quando ho visto nel film il cattivo che aveva poteri telecinetici, ho fatto: oh mio Dio! E poi solamente dopo ho visto in alcuni trailer che mostravano che lui effettivamente aveva questi poteri, ma io non lo sapevo, e quindi quando ho visto il film ero... E quindi il mio consiglio finale qual è? Guardate il teaser, vedete se vi interessa. Se non siete convinti, guardate come ne parla la gente, i critici, le altre persone, i vostri amici che magari l'hanno già visto. E da lì capirete se volete spenderci dei soldi oppure no. In fondo noi serviamo a questo, giusto? E voi invece che cosa ne pensate dei trailer cinematografici? Fatemelo sapere in un commento qua sotto. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un mi piace, condividetelo, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale cliccando l'icona. Per oggi è tutto, un bacione e alla prossima!